ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Xenoverse per Aspera ad Astra. Oggi si conclude la nuova sfida ai Super 4 con la sconfitta del campione Claudio, che è diventato il Lumen. Prima era Aster, ora è Claudio. Eccolo qua. Ci sentiamo carichi. Olè, andiamo. Ma salviamo, sì. Ah, non ho ricaricato nessuno. Meno male che ho controllato. Let's go. Link, sei finalmente qui. Ti sei mai chiesto, guardando il cielo, l'età delle stelle? Effettivamente sì. A quanto pare la maggior parte delle stelle ha più di 1 miliardo di anni. In confronto, le nostre vite sono veramente insignificanti. Già. È per questo che dobbiamo impegnarci per brillare accanto a loro. Link, tu sei già una stella tra le stelle. Permettimi di sfidarti per dimostrare il mio valore. E non vedevo l'ora. Ah, questo è l'abbigliamento che deve avere il Lumen. Sono contento allora di non essere rimasto qui a diventare campione per mettermi la robaccia addosso. Cioè, a petto nudo proprio. Oh, fai il danza spada, la danza della spadona. Allora, zerfello e... sì, zeta e zerfello, dai. Ho fuso le due parole insieme. Calci in volo. Buia. Dovevo attaccare. O fare il sostituto. Vabbè, attacco di nuovo. Va bene, va bene, va bene. Non so, me l'aspettavo. Ero pronto a far andare KO sui Kun. Sì. O comunque sia, contro Super 4 ha fatto il bello e il cattivo tempo, quindi non mi dispiace per niente. Ha fatto il suo. Mewtwo. Com'è possibile? Pure. Il più brutto ha scelto, ovviamente. Cazzuola. E vabbè, allora. E dai. Se vi ci mettete a farla apposta, però mi fate ingazzare un pochettino. Oh, senti però che musica bella, eh. Allora. Mandiamo Mjolnir. Ombra artigli e... dovrebbe essere buona. Guarda, la metà esatta mi ha tolto. Ma come? Come? Vabbè, facciamo bruciapelo. Anche se sono più veloce. Perché ho sto la scelta. A cuor deciso. Ma da chi lo vai a raccontare? Ma chi si racconta? Eppure! Vai. Ricarichiamo Tien Long, va. Ma fallisce, ma che schifo. Ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Che vai combinando? Meno male. Dai. È Mewtwo, Quello è Mewtwo, va bene. Allora, sì, è normale, lo so, è una battuta, può missare, certo. Con Drago Pulsar quando ti faccio? Un bel danno? A quante ricariche totali hai, ciccio bello? Finite, meno male. Ah, perché mi stavamo preoccupando. Se no andavamo avanti all'infinito. Lucario. Allora ti faccio surf, no, pensavo di avere fanghiglia ancora. Pensa un po' come sto messo. Surf, è andato, bene. Poi, Pyukumuku, che fa il muco. Il Pyuku che fa il muco. Gelo pugno, certo. Ha un Pokémon acqua drago, fa il gelo pugno, bravo. Scrafty, bello Scrafty, tipo lotta. Buio, se non sbaglio, anche. Melma! Ovviamente non ha più calcio, non ha più ipernova. Lui calcio in volo non missa neanche se lo paghi. È arroganza. Tradio l'arroganza a te. Eccola che arriva l'arroganza, va.
Se faccio protezione, il calcio in volo se ne va a quel paese? Ecco. Oh. Dragodanza. Ma che cosa stai dicendo? Scraft impara dragodanza. Ah, bello. Non lo sapevo. Interessante. Sì, la musica qua non c'ha il loop. È finita e basta. Ah, rieccola, è tornata. Ok, fatto zuffa. Eccolo qua! È andato! Ok! Per Aspera! Ad Astra! Yeah! È fatta, il passaggio della staffetta! Che bella lotta! Fin da quando ti ho incontrato la prima volta, ho capito che le tue capacità erano fuori dal comune. E il tuo viaggio e le esperienze che hai fatto ti hanno aiutato a crescere in modo esponenziale. Ormai, anche tu fai parte di quelle stelle incredibili nel cielo. Attraverso le asperità, fino alle stelle. Per Aspera, ad Astra.